Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video un po' insolito, siete nella mia cucina. Qualche giorno fa ho pubblicato su Instagram delle stories dove facevo vedere questa piastra, si chiama Panini Maker della Aigo Star e ho detto che io sono una super appassionata di toast e panini, soprattutto in estate, cioè io non vivo senza la piastra. E così mi è stato chiesto di far vedere qualche ricettina carina da poter fare in estate con la piastra. Nello specifico uso questa qua di Aigo Star, che è bella piccola e compatta, che non è solo una piastra, ecco, normale di quelle che metti il panino dentro e lo riscalda, ma diventa anche una piastra, cliccando qui laterale, piatta, e quindi in questo modo ci si può fare pesce, carne, insomma, qualsiasi cosa. Mi ci trovo molto bene perché è veramente compatta e funziona benissimo. Si gira la manopola qui fino al massimo. Si attende qualche minuto, si riscalda e si parte. Quindi ora vi voglio far vedere come funziona la piastra e un po' quelle due o tre ricette che piacciono a me per quanto riguarda toast e panini. Anche perché, ragazze, cioè, la bellezza del viso, della pelle, la salute soprattutto della pelle, del corpo, dipende anche soprattutto da quello che mangiamo. Certo, ordinare un panino, un toast che ci portano a casa al ristorante è comodo, veloce, però i condimenti, gli ingredienti, insomma, io preferisco fare tutto a casa, quindi anche i panini. Li faccio sempre solo io a casa, anche per Nicole, per mio marito, e ingredienti freschi, ingredienti buoni, so dove li compro, so da dove provengono e preferisco, ecco, fare così. Per questo nella mia cucina ci sono tantissimi elettrodomestici per cucinare, proprio perché mi piace e preferisco cucinare ingredienti genuini. Iniziamo subito. Come vedete, ho acceso la piastra, la porto al massimo e la lascio riscaldare. Nel frattempo, oggi prepareremo due toast, quindi una sorta di due sandwich. E io utilizzo il pane morato, questo qui è buonissimo, si chiama spuntinelle ed è integrale col riso nero e c'è lievito madre e olio d'oliva. Queste fette senza crosta mi piacciono tantissimo di morato. Mentre per il panino utilizzerò il classico panino americano, però sempre integrale. Io con l'integrale mi trovo benissimo, però dipende sempre anche molto dal proprio corpo. Quindi ci sono persone, per esempio, se mangiano molto integrale hanno problemi digestivi e di mal di pancia. Ora vi faccio vedere come preparo il primo toast. La prima cosa che faccio è prendere due fette di pane morato, questo qui, e le vado un po' a riscaldare e a renderle un po' più dure nella piastra, quindi abbasso un po', lo tengo qualche momento e poi le metto nel piatto e le farcisco e le rimetto nella griglietta. Dopo un po' di tempo, ecco, alzo, vedete, si sono belle un po' tostate, mi servono leggermente tostate. Qui ho preparato un mix di avocado e Philadelphia con erbe mediterranee, questa qui che mi piace tantissimo, quindi ho frullato insieme le due cose. Prendo un po' di questo intruglio di avocado e Philadelphia e lo vado a stendere, ma proprio un velo, sul toast, in questo modo. L'avocado è buonissimo, ragazzi, cercate di mangiarne il più possibile, fa benissimo, è ricco di omega, ricco di antiossidanti, è veramente un alimento top. Lo mangia anche Nicole, le piace moltissimo, anche il mango. Ragazzi, ho aggiunto sul toast un po' di salmone grigliato che avevo grigliato prima, ecco, giusto un po' così. Poi ci metto dei pomodorini tagliati piccoli piccoli così, come piace a me, perché non mi piacciono i pomodorini tagliati molto grossi. Ecco, in questo modo. E poi ci aggiungo rucola e insalata, perché la rucola è super drenante, io ne mangio tantissima. Ecco qui, metto la parte su, l'altra parte, vado a posizionare il toast nuovamente nella griglietta del Panini Maker. Chiudo un po', aspetto pochissimo, meno di un minuto, qualche secondo, ed è pronto.
È quasi pronto il mio toast. Mi raccomando, quando utilizzate piastre, non utilizzate mai utensili in acciaio tipo forchette o cose che graffiano, perché poi graffiate la piastra. Io utilizzo sempre questi in legno. Lo alzo. Ed è pronto. Voilà. Buono, sano e salutare. Ora facciamo un altro toast. Quindi andiamo a tostare un po' il pane di nuovo. Ok, è tostato, ne prendo due fette, ci metto ora questa salsa che io amo, è una Caesar salad, questo diciamo che è un po' meno salutare di quello precedente, ci metto giusto un goccino, lo faccio io qua. Questa salsa è buonissima. Questa marca la trovo al supermercato, comunque ve la lascio in un box se vi interessa. Vado a stenderla un po' sul pane così. Poi ci metto un po' di prosciutto cotto, diciamo che questo è un po' più per i bambini, magari senza salsa, Caesar salad. Però sapete, col prosciutto, un po' di formaggio, io non amo le sottilette, quindi non le uso quasi mai. Quindi ci metto un po' di formaggio e anche qui vado di, scusate, un po' di prosciutto e anche qui vado di pomodorini, che a me fanno impazzire, soprattutto in estate, dopo ci metto anche un po' di mio basilico del balcone, bello fresco. Pomodorini, insalata e rucola. Chiudo e rimetto un po' nella piastra, nella panini maker di Agustar. Ed ecco ragazze, il secondo tosso con un prosciutto, Caesar salad, pomodorini, rucola e insalata. Ora facciamo un bel panino. Buonissimo, top. Sto grigliando un po' una fettina di petto di pollo qui nella griglia Agustar. Quando aprite questo tipo di panino, attenzione al coltello. Utilizzate sempre un coltello con la lama sottile di questo tipo, altrimenti questi si rompono. Vi faccio vedere, abbasso un po' la camera, premete su e andate prima di punta, in questo modo di punta, e poi tagliate. E vado a mettere il panino di così, senza chiuderlo, voglio solo riscaldare la parte interna. Nel frattempo mi taglio un po' il petto di pollo, così lo metto a pezzi che mi piace di più. Ok, una volta fatto riscaldare un po', prendo il pane, lo metto qui, ci metto un po' di Caesar salad sulla base per andare anche un po' ad ammorbidire, no, il pane, e la stendo un po' così con la forchetta. Il petto di pollo tagliato sottile sottile, perché già è il pollo a me non è che fa impazzire, però lo devo mangiare perché non mangio carne rossa, perché non mi piace, non per altro. A questo punto ci vado a mettere un po' di formaggio e ci metto questo, si chiama Le Provolizie, bel nome, Auricchio. Dice ideale per chi ha fantasia in cucina. Vabbè, lo apro, una fettina. Lo metto sopra, poi ci aggiungo sempre pomodoro, cioè nei miei panini e nei miei toast non mancano mai pomodori, insalate, rucola o anche tipo il songino, però non mancano mai, oppure molto spesso al posto dei pomodori metto le verdure grigliate. Ora non ho avuto tempo di farle, però zucchine grigliate, melanzane grigliate, zucca grigliata, adoro, cioè proprio le verdure grigliate a me fanno impazzire. Quindi vado di rucola, insalata e metto il panino nella griglia e lo vado a chiudere un po', senza premere troppo, ok? Lo voglio solo un po' più caldo e voglio il pane un po' più croccante e ci vediamo tra poco. Mentre aspettiamo il panino, facciamoci due chiacchiere, cioè io in estate non mangio tantissimo perché proprio il caldo non mi aiuta. Quindi mangio sempre cose fresche, verdura, frutta. Frutta devo dire non tantissima, giusto quei due o tre frutti che mi piacciono di più, ma non ne mangio tantissima.
e poi voglio pasti veloci, ecco, un toast, un panino. Non riesco a mangiare tanta pasta, cioè non ce la faccio proprio perché poi si suda quando si mangia. Quindi, ecco, questo è il mio alleato, me lo porterò anche in casa al mare, a casa al mare. Perché, ecco, fai delle cose salutari, buone e che ti riempiono lo stomaco e quindi ti fanno passare la fame. Perché oltre questo, poi a me insalatone mi piacciono tantissimo, oppure mi piace tantissimo riso, farro, quinoa, tutte queste cose qui, cereali tantissimo con le verdure grigliate. Ecco, mangio questo, verdure grigliate proprio, tantissime, pomodorini, questo è quello che mangio, peperoni no, sono troppo. Però ecco, ho bisogno proprio di cose veloci, fresche, rapide, senza non ce la faccio a mangiare tantissimo in estate e questo mi risolve anche con Nicole perché poi a Nicole piacciono i toast, nello specifico e quindi a volte mi dice lei cosa vuole dentro e ha un pasto completo perché ad esempio in questo con il salmone abbiamo l'avocado con la salsa alle erbette. Poi abbiamo il salmone, i pomodori, cioè c'è tutto, c'è il pane, ci sono i carboidrati integrali, c'è sì, i carboidrati integrali, c'è il pane integrale, quindi ci sono i carboidrati, ci sono le proteine, ci sono le verdure, quindi un pasto assolutamente completo e vi svolta la vita. Cioè la griglietta EcoStar vi svolta la vita. Vedete, non si attacca. Io ho avuto altre griglie in passato ed era un disastro. Vedete anche sotto. Cioè raggiunge una temperatura tale per cui non si attacca e il panino viene bello croccante. Vedete che è croccante, ma all'interno morbido e buonissimo. Queste sono le tre ricette che in realtà queste sono poi quelle che faccio di più, che mi piacciono di più, che piacciono di più anche a Nicola. Ovviamente non tutti i giorni, però spessissimo, perché è una cosa rapida, veloce, divertente, allegra e ci potete infilare dentro veramente qualsiasi cosa. Con la piastra EcoStar, la panini maker mi trovo bene perché, ora la spegniamo un attimo, mi ci trovo bene perché è piccolina, è compatta, non occupa troppo spazio, ci posso fare anche il pesce se la stendo cliccando questo tasto. È comoda e veramente ve la consiglio e poi raggiunge una temperatura tale per cui gli alimenti non si attaccano mai alla griglia. Ci ho fatto anche il pollo, non ci sono residui di pollo, vedete? Ci sono un po' di residui di molliche di pane e quindi è veramente un ottimo prodotto EcoStar. Spero che questo video vi sia piaciuto, anzi condividete anche voi con me un po' di ricettine di toast, di sandwich e di panini se vi va qui insomma nei commenti così possiamo leggere tutte e possiamo riempirci di toast per tutta l'estate così da rimanere leggere senza fare quelle super abbuffate che in estate e chi ce la fa? Io non ce la faccio. Ragazzi, io ora pranzo, oddio, eccoci. EcoStar, mi piace tantissimo, il prodotto mi è stato offerto dal brand. Ma già lo conoscevo perché ad esempio mio fratello ha la brocca in vetro per riscaldare l'acqua, il bollitore, ecco, però con la brocca in vetro, perché si era reso conto, lui che ama le tisane, insomma, i tè, che la brocca in plastica, cioè il calcare poi non ce lo toglie perché si aggrappa alla plastica e addio, non riusciva a lavarlo bene bene bene. Invece con la brocca in vetro ha svoltato e aveva preso quello di EcoStar su Amazon. La panini maker io ve la consiglio per quest'estate, ma in inverno qui ci fate tutto, pesce, carne e la svolta. Io ho un'altra di questa molto più grande per quanto ho a cena, quando avevo, perché ora con il Covid, ciao, più persone a cena e quindi ci facevo pesce, carne, ottima, ma questa bella piccola, compatta. Tra l'altro il prezzo non è nemmeno eccessivo, ma abbiamo un codice sconto su EcoStar che vi lascio qui in info box. Ragazze, grazie per aver guardato il video. Fatemi sapere se queste ricettine vi sono piaciute e datemi le vostre ricette per fare toast e panini. E nelle storie di Instagram, oltre a farvi vedere questo, il panini maker, vi ho fatto vedere anche la Tower Fan. Cos'è?
La Tower Fan è un ventilatore, una torre ventilatore che oscilla anche, ha tantissime funzioni, è molto più silenziosa di un ventilatore classico e ha tantissime funzioni, potete farla oscillare oppure farla restare ferma, potete mettere il timer, potete mettere la modalità normale, naturale o addirittura notte che lo rende ancora più silenzioso, ha tre velocità, quindi la minima fino ad arrivare alla più forte e mi ci trovo bene soprattutto in cucina perché non ho l'aria condizionata e quando si cucina si suda tantissimo e quindi anche questo è un ottimo prodotto iGoStar. Ragazze, un bacio e al prossimo video.